Allora, questo primo giorno di lockdown, devo dire che alla fine qualcosina abbiamo fatto, è anche una prova per capire se effettivamente vale la pena continuare con l'asporto, il takeaway, oppure è meglio chiudere completamente l'attività. Ci proviamo, non sarà facile perché rispetto all'ultimo lockdown, comunque questo divieto di uscire dal comune creerà sicuramente qualche problema in più. Puntiamo un po' sulla gente che ancora qua nel centro lavora. Ma non... teniamo duro qualche giorno, poi capiremo se effettivamente ne vale la pena o no. Si può quello fare, bisogna fare quello che dicono e facciamo attenzione, dobbiamo tenerci le mascherine, qualcosa più importante, e osservare quello che dicono. Allora, a dire la verità, questa mattina c'è entrato una persona e poi già qui c'è poca gente che gira già e poi siamo un po' così, tanto giù perché siamo proprio fresco, fresco, nuovo su questa attività e non c'è gente, siamo molto preoccupati. Posso dirti che siamo un po' desolati, abbiamo una cerchia di clienti che comunque con le prenotazioni ci dà lavoro ancora per un po' di giorni, siamo tranquilli, sì. Però andando avanti, con Via Italia vuota così, non si sa che cosa ci aspetta. Abbiamo provato il primo e l'abbiamo superato, il secondo speriamo altrettanto, però che finisca in fretta, che passi in fretta. Primo giorno di lockdown, contento di poter stare aperto chiaramente, con molta preoccupazione perché non c'è gente per la strada e di conseguenza non c'è gente nel negozio, conscio del fatto che il mio non è un articolo fondamentale come gli alimentari, quindi non so se le persone usciranno di casa per venire a fare la spesa piuttosto che no. Stamattina ho visto qualcuno, oggi pomeriggio, oggi sei la prima persona che entra in negozio. Per cui la preoccupazione è per il proseguio, nel senso che benissimo poter stare aperti, ma se la situazione è questa per 2 o 3 giorni è chiaro che poi la chiusura sarà automatica, anche se non obbligatoria. È una situazione molto difficile, noi comunque possiamo tenere aperto, però sentiamo tantissimo la differenza dagli altri giorni, non si vedono più le persone quasi neanche per la strada. Comunque facciamo consegne a domicilio e speriamo che presto si risolve. Diciamo che il cambiamento si è già visto da oggi, in primis perché c'è tanta confusione, non riusciamo a capire se la gente riesce a venire dagli altri comuni e quindi automaticamente non c'è questa tranquillità e non ci fa lavorare serenamente come potremmo lavorare. Anche se comunque va dato merito del fatto che almeno abbiamo la possibilità di lavorare. Quello sì, direi che è una nota molto positiva. E poi comunque ci siamo adattate, abbiamo tutte le precauzioni, distanze, distanziamento e quindi speriamo di lavorare. Le impressioni non sono positive perché comunque prendendo in considerazione che chiudono le province, è chiaro che chi lavora con gente che arriva, ripeto, dalle province, il lavoro è in calo, è normale, si fa qualcosa, un po' si lavora, lavoriamo un pochino, non è che non si lavora, però siamo sottotono se vogliamo, però vabbè, peggio se è chiuso, va bene lo stesso, siamo qua, lavoriamo, punto, cioè.